E a questo punto il punteggio proprio da tenere in considerazione per gli altri atleti è quello di Viktor Romanenkov, che ha ottenuto 59-66, 35-11 come vi dicevamo per il tecnico, ed è il primo dei pettinatori ad avere un tecnico così importante, quanto paga anche il triplo Axel che ha all'inizio ovviamente aveva un GOD negativo, ma il triplo Axel ha un peso importante, Franca. Ha un peso specifico importante perché di base 8,50 ha avuto un GOI negativo di 0,43, ma 8 rimane 8,07, una cosa insomma pesantissima. Beh, in partenza molto bene anche la combinazione, sì, però è pulita, triplo 10 punti, assolutamente 10 punti, 10. Pulita, ha fatto un programma tecnico di spessore. E ora seguiamo insieme Stefano Walker, l'atleta della Svizzera. Non va al triplo Axel purtroppo in questo caso. Anche il salto triplo, il flip, purtroppo non l'atterraggio preciso, due piedi. Eccola la prova di Stefan Walker, l'atleta svizzero. Devo dire molto bella questa scelta musicale, la musica di Rubén González, un compositore pianista cubano. Peccato per lui, diciamo, qualcosa non è andata proprio come lui ovviamente aveva previsto. Sì, peccato, perché col triplo Axel, che oltretutto infatti è stato confermato anche l'under rotate, allora spieghiamo un pochino. Brava. Che cosa vuol dire under rotate? ripassiamo, facciamo un ripasso. Quando il salto nel totale delle sue rotazioni, in questo caso del triplo axel sarebbero 3 rotazioni e mezzo dallo stacco all'arrivo, queste 3 rotazioni e mezzo non vengono completate. Se manca meno di un quarto di giro, allora è under rotate. Se manca oltre il quarto di giro, da quello consentito, diciamo, allora è downgrade. È una grandissima differenza, perché l'under rotate prende come valore base meno sicuramente del triplo axel pulito, ma comunque gli resta un buon valore, infatti sono rimasti 6 punti. Se fosse downgrade, prende addirittura il valore dell'axel semplice. E
quindi un disastro totale, perché andrebbe a prendere 3,5 punti in più, poi viene applicata la penalità, rimane praticamente niente, zero. Niente, è ovvio, perché in questo caso per esempio ha avuto una penalità di meno 3 il GOI, ecco, e quindi già è dimezzato il valore, già da 6 passa del a 3. 6. Figurati se fosse 3, passerebbe praticamente a 0. Quindi quando diremo che un salto è stato degradato, ecco, questo sarà è segno di pesante, un errore molto pesante. Molto, molto pesante. Mentre bisogna vedere, in questo caso per esempio è andata benissimo la combinazione, perché il triple seat protolup, che ha un buon valore, è stata anche considerata con un GOI positivo, come qualità, no? Sì, 0,70 in più, quindi da 10,10 che vale di base è andato a valere alla fine nel paniere 10,80. E poi allora, per continuare a fare un ripasso, per esempio noi vediamo il triple flip che compare un E, che significa edge. Edge. Allora edge, da traduzione di edge dall'inglese, è filo. E inglese perché? Perché il linguaggio che l'ISU ormai vuole, standardizzato, sì, chiede a tutti noi, chiede, sì, a tutti noi, è l'inglese. E per questo ci devono scusare anche gli ascoltatori italiani quando noi usiamo tanti termini inglesi, una terminologia inglese, ma è la terminologia ufficiale del pattinaggio. Ed è quella appunto che viene richiesta che venga usata. Esatto, e quindi sarebbe scorretto, diciamo, tradurre questi termini in italiano, poi ogni tanto lo facciamo per cercare di far capire niente meglio. Comunque edge determina il filo di partenza, che per essere corretto nel flip deve essere interno, nel loops deve essere esterno. Nel caso che sia invece diversa la situazione, cioè che sia un flip partito dall'esterno o un loops partito dall'interno, il pannello tecnico segnala questa E, ai giudici appare un bottone che si illumina, una sorta di lampeggiante. Il giudice a quel punto probabilmente va a rivedere l'elemento, decide quanto grave era questo filo sbagliato e decide quanta penalità applicarla, può anche non applicarla. Se ritiene che l'errore era proprio leggero, può anche lasciare che il GOI rimanga positivo.